Ben ritrovati a questa nuova puntata di eMedicina, il nostro programma dedicato all'informazione sanitaria, dove trattiamo argomenti sempre differenti e nello specifico oggi ci occuperemo di piccole lesioni cutanee e sottocutanee che spesso causano degli inestetismi, oltre che ovviamente in alcuni casi anche problemi. E lo faremo insieme al mio ospite di oggi, il dottore Leonardo Ioppolo, chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico. Il dottor Leonardo Ioppolo svolge la sua professione presso il Marelli Hospital di Crotone. Chiediamo subito a lui, intanto, quali sono le piccole lesioni della cute? Le lesioni alla cute sono forse le lesioni più frequenti in assoluto che i nostri pazienti ci attenzionano. Si va dal semplice neo, quindi dalla neoformazione benigna, dal fibroma, a patologie un po' più complesse, come sono gli epiteliomi, quindi patologie tumorali della cute, e i melanomi. La causa di queste lesioni è spesso un'eccessiva esposizione solare, senza una protezione adeguata, e una predisposizione genetica, cioè una predisposizione familiare a sviluppare questo tipo di lesioni. Perché si differenziano da quelle del sottocute? Le lesioni del sottocute non sono visibili all'esterno, se non quando diventano molto voluminose. Quindi la lesione tipica del sottocute è la piccola cisti o il lipoma, la raccolta di grasso, che il paziente sente alla palpazione. Quello che è importante è sempre non ritardare una diagnosi. Anche piccole neoformazioni che inizialmente possono essere rimosse con una chirurgia tipo ambulatoriale in anestesia locale, con il passare del tempo e con l'aumentare delle dimensioni possono richiedere degli interventi maggiori e quindi più complessi. Come avviene la diagnosi e qual è la soluzione a questi tipi di problemi? La diagnosi delle patologie cutanee, quindi delle neoformazioni esterne al nostro corpo, viene fatta dal dermatologo. Il dermatologo, sia con la visita, ma soprattutto con la videodermatoscopia, che è un esame che ci permette di ingrandire centinaia di volte la lesione che stiamo osservando, riesce a dare una diagnosi di sospetto che va poi confermata dopo la rimozione della neoformazione, della lesione. Quindi il dermatologo quasi nel 90-95% dei casi riesce a darci una diagnosi ancora prima della rimozione chirurgica. Naturalmente non tutte le lesioni vanno rimosse, non tutti i nei vanno rimossi, ma vanno rimosse soltanto quelle lesioni che, qualora rimanessero sul paziente, possono andare a creare dei danni al paziente stesso. Per quanto riguarda le neoformazioni della cute, ad esempio gli epiteliomi, cioè i tumori maligni dell'epidermide, quindi alla pelle che ci protegge, devono essere rimossi il più presto possibile per evitare, uno, interventi complessi e quindi cicatrici più grandi, e due, l'interessamento di organi più profondi, perché questi tumoretti pian piano vanno a scavare in profondità e quindi intaccare strutture profonde. Per quanto riguarda invece la lesione più maligna della cute, che è il melanoma, in questo caso questa raccomandazione è ancora più importante, perché se per gli epiteliomi il danno è soltanto locale, un melanoma non trattato in maniera precoce può causare una compromissione importante della salute del paziente e richiedere delle chemio e radioterapie, quindi delle terapie sistemiche che permettano di bloccare la patologia. Dottore, sono sicura che questa è una domanda che le porranno sempre i suoi pazienti, ma rimangono delle cicatrici evidenti? Allora, in caso di rimozione chirurgica è ovvio che ci sarà una cicatrice che prenderà il posto della lesione che noi andiamo a eliminare. Quanto è grande la cicatrice e come la cicatrice verrà dopo l'intervento è una risposta che non è univoca, dipende da molte variabili. Innanzitutto, lesioni molto piccole lasceranno degli esiti cicatriziali minimi. Soprattutto lesioni, ad esempio, localizzate al volto tendono a dare cicatrici poco evidenti. Lesioni localizzate a livello dell'area esternale, dell'area deltoidea o della schiena tendono a dare delle cicatrici meno estetiche col passare del tempo. Quello che è importante chiarire al paziente è
perché la cicatrice è un problema che ha delle soluzioni, quindi si potrà poi intervenire con dei trattamenti laser, con dei trattamenti topici, quindi con creme particolari, per andare ad attenuare questa cicatrice. Una cosa importante che spesso mi sento dire e chiedere dai pazienti è: se tolgo un neo, c'è la possibilità che questo neo rimosso mi possa portare a dei problemi maggiori? Perché nella credenza comune, nella credenza popolare, c'è questa sorta di mito, cioè un neo rimosso può causare la morte del paziente. In realtà ci sono dei casi in cui la rimozione di un neo poi può causare un problema importante, ma è un neo che era già trasformato in un melanoma. Quindi il melanoma non trattato precocemente, anche se rimosso, potrebbe poi portare il paziente ad avere dei problemi successivi, perché ormai la patologia è diventata una patologia sistemica. Dottore, un'altra domanda che sicuramente le viene fatta spesso è: ma questi piccoli interventi causano dolore? In tutti gli interventi ambulatoriali utilizziamo un'anestesia di tipo locale. Cosa significa? Viene somministrata con degli aghi molto sottili un farmaco che va ad addormentare la zona in cui operiamo. Quindi il paziente sentirà soltanto un leggero bruciore nel momento in cui viene iniettato il farmaco, dopodiché l'intervento è completamente indolore. Nel post-operatorio in genere si può avvertire un po' di bruciore sulla cicatrice, ma niente che non possa essere trattato con qualche antidolorifico domestico. Qual è invece il consiglio che si sente di dare a tutti quei pazienti che ci stanno guardando? Cosa deve fare e cosa invece non deve fare subito dopo aver subito questo piccolo intervento il paziente? In linea generale si consiglia il riposo per 3-5 giorni, quindi evitare sforzi fisici, evitare di sudare nelle 2 settimane che seguono l'intervento chirurgico. Ovviamente poi esistono delle precauzioni specifiche per diverse sedie anatomiche e diverse in rapporto alle dimensioni di quelle che sarà la cicatrice. Quindi in generale comunque la ripresa dell'attività sociale è quasi immediata, quindi anche il giorno dopo si può, il paziente non deve rimanere a letto, non deve alterare la routine quotidiana. Dal punto di vista dell'attività lavorativa, se il paziente ha un'attività lavorativa di tipo sedentario, può essere ripresa anche il giorno stesso. In caso di attività lavorativa pesante, richiediamo almeno una sospensione di 1 settimana. Grazie dottore, grazie per questo tempo prezioso che ci ha dedicato. Sono insomma sicura che queste informazioni siano veramente importanti per tutti quei pazienti che comunque devono affrontare questo piccolo, diciamo, intervento. La lascio ai suoi pazienti e alle sue visite. Grazie ancora. Grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Sì. E grazie anche a voi per averci seguito come sempre. Vi ricordo che tutte le nostre puntate potrete trovarla su tutti i social, quindi Instagram, Facebook e anche ovviamente YouTube. Basta cliccare e cercare E-Medicina e cliccare mi piace. Io vi do appuntamento alla prossima puntata con E-Medicina, il tuo appuntamento con la salute.